Allora, ti dico questo. Ciao a tutti, sono Rado Andres, il presidente del POUL, e vi do il benvenuto alla conferenza, anzi workshop sulla sicurezza organizzato quest'anno. Noi siamo un'associazione del Politecnico che promuove l'uso dell'open source, di Linux e vari OS, BSD, eccetera. Se volete trovarci, chiacchierare con noi, magari entrare a far parte dell'associazione, ci trovate la nostra sede per adesso, finché ci sfrattano, e vicino alla Poliradio, anzi sotto la Poliradio. Se volete invece iscrivervi alla mailing list e parlare con noi in lista, eccetera, magari fare qualche domanda, la mailing list, l'indirizzo lo trovate sul sito poul.org. Poi abbiamo anche una newsletter che dopo vi chiederemo a quelli interessati, diamo le notizie di vari eventi che organizziamo, quindi se volete ricevere notizie sugli eventi che organizziamo, per esempio come questo workshop sulla sicurezza, cioè abbiamo la newsletter. Poi, vabbè, detto ciò, lascio spazio a Sante che vi presenterà gravi errori di... Di che i talk sono swappati il primo e l'ultimo, perché non tutti lo sanno. I talk per ragioni organizzativi sono stati scambiati il primo e l'ultimo, quindi inizia Sante. Prego, a te. Lo scettro. Allora, io sono l'avvocato Perno. Questo talk si intitola Sicurezza portatile. Perché fondamentalmente questo mio sicurezza sono tutti del press. I programmatori però non sono, diciamo, da soli, questo altro compito di mettere dei punti nel software, ma sono stati anche di fattori, di quali mi fanno venire la vicina. Non si sente? Ora sì. Mettiamo il microfono. Esatto. Meglio? No. Parla a voce alta. Volete lo mangio, cioè io posso parlare mezz'ora. Va bene, allora. Perché facciamo questo talk? Perché è importante la sicurezza? Il motivo alla fine è uno solo. I buchi di sicurezza nelle applicazioni causano perdita di denaro per il programmatore qualora perde il lavoro, per il cliente più spesso quando l'applicazione fa compiere operazioni quali pagamenti, vendite o semplicemente danni di immagine che, se pensiamo ad esempio alla banca, possono essere relativamente importanti quando ci sono problemi di sicurezza. Vi lascio con la votazione. Dunque, è vero, i programmatori non sono tutti intelligenti, probabilmente in realtà quasi nessuno lo è, sono il primo degli idioti, e sono stupidi. Quello che pensa un programmatore in genere è quello che vedete a sinistra. Non so se riuscite a leggere anche da dietro. My software never expands, it just develops random features. Tutti quelli che hanno programmato, qualcuno gli ha detto, ma guarda, qui non funziona, detto, no, non è un bug, è che dovrebbe essere proprio così, proprio lo intendevo esattamente così. In realtà i fattori che... No, è il filo del microfono. Buono. Fattori che causano più direttamente problemi di sicurezza sono fattori esterni, come il time to market. L'applicazione serve subito, quindi tu, come programmatore, metti lì, lavora giorno e notte per n mesi, mentre la gente non pubblica i fari sì, e dammela prima possibile, perché l'applicazione, perché dobbiamo essere sul mercato. Lo sviluppo a cascata, invece, è un altro problema. Perché il ciclo di sviluppo a cascata, perché per costruire software, il ciclo di sviluppo che parte dall'analisi dei requisiti, le specifiche, molto perfetto, e quindi si spera, si cerca di avere tutto pronto prima, in modo che poi si mette lì, si scrive software, finché si arriva sperabilmente ad avere il tempo per fare la fase di test. Poi adesso qualcuno ha inventato anche la fase di user acceptance, cioè mette lì l'utente, diciamo, vediamo se non piange proprio davanti al software, riesce ad usarlo, e poi in teoria il software andrebbe in produzione, quindi è lì e viene usato. Si sono resi conto ingegneri del software che questa cosa non è proprio vera, nel senso che il programma passa la maggior parte della sua vita nella fase di produzione, e quindi i costi di mantenimento del software
ricadono in quella parte della sua vita. Quindi il modello di sviluppo, faccio tutto prima, poi scrivo solo il codice, non funziona. Ovviamente col time to market. Ok, poi gli ultimi due fattori sono ben ovvi, perché il programmatore in genere è più veloce anche di scrivere meno possibile. E ovviamente gli hacker provano tutte per trovare problemi di applicazione. Comunque c'è il microfono, bisogna tirarlo perché sennò... Schiaccia sopra. Sopra? Butta la terra. Nuke it. Tanto mi sentite, no? Sì. Volete urlare? Allora, adesso facciamo un bel giro panoramico di quelli che sono comunemente i problemi che si trovano le applicazioni. Panoramica degli orrori. Ero indeciso in realtà fra Gasparri e Amy Winehouse, però ha vinto la photo finish. Allora, la storia, il buffer overflow, trovato e descritto più che trovato la prima volta da Alef Wan in un articolo sulla rivista Frack numero 49. Spesso lo troviamo nel codice C, che si presta particolarmente all'introduzione di questo tipo di errori. In realtà ce ne sono sempre meno perché, ovviamente, essendo anche abbastanza datata con vulnerabilità, nel frattempo degli esperti. No. Schiaccia il bottone audio. Il buffer overflow, un piccolo attimo di serietà, il buffer overflow è un problema che si verifica quando un buffer, quindi un'area di memoria, viene scritta oltre il consentito, oltre la sua dimensione nominale, andando a sovrascrivere delle altre porzioni di memoria che magari contengono un indirizzo al quale il processore farà riferimento per eseguire un'istruzione successivamente. Quindi si dirotta l'esecuzione del codice da quello che dovrebbe essere quello naturale a uno che magari viene in qualche modo calcolato o controllato dalla programmante. Io non entrerò nei dettagli perché altrimenti ci vorrebbe un tocco intero, però questa è solo una panoramica. La format string, perché la printf non faceva abbastanza pena, la format string è una stringa di formato che si usa nel C per dire alla funzione printf o anche alla scanf come interpretare i parametri che deve andare a stampare o leggere. Anche qui, se non si fa attenzione alla lunghezza dei buffer, si rischia di avere una sovrascrittura di aree di memoria che non dovrebbero essere scritte, con gli stessi identici problemi del buffer overflow. È semplicemente più difficile da spiegare, quindi io andrò ancora più veloce. Questa qualcuno in sala che sta preparando le slide, quindi potrà ridere, ecco. I group by poisoning sono delle vulnerabilità, ad esempio, in cui voi avete una stringa, che scrivete una stringa da qualcuno, ad esempio un nome di un file, e dite vabbè, io verifico che il nome del file sia corretto, ad esempio che abbia solo questa estensione, quindi che l'utente possa leggere dei file, ad esempio da un web server, ma io gli dico guarda, solo per i testuali, mi raccomando. Però con un loopback simpatico 00, se voi usate l'espressione regolare poco sicura per verificare che la stringa con il nome del file termini con quell'estensione, rischiate che l'utente passi l'espressione regolare, in realtà però sta mettendo il codice che poi verrà eseguito in una funzione che dovrà solo aprire un file. Non so se vi è chiaro l'esempio, si tratta praticamente di ingannare l'espressione regolare facendogli credere che la stringa è terminata quando invece la stringa è più lunga. Semplicemente c'è questo byte 0 che inganna l'espressione. Questa è fantastica. Credo che ci siano più o meno tipo tutti i siti che sono stati fatti in PHP, whatever, perché l'utente, il programmatore spesso si immagina che quello che l'utente gli registrando sia conforme a quello che lui scriverà come codice per ottenerlo, ossia poi lo vediamo e aspetto che l'utente mi dia un nuovo utente e una password e costruisco la mia query SQL immaginando di andare a inserire un utente e la password direttamente nella stringa. Quindi per chi sa che cosa sia il linguaggio SQL sa come si costruisce la ricerca in SQL, poi comunque lo vediamo. In realtà, se non si sta attenti a validare quello che è l'input dell'utente, si può incorrere in simpatiche cose. Ad esempio la mamma di scappaccino. Questo, devo, per chi dovesse essere un cliente che banca, posso rassicurarlo, è finto.
non è un vero process heating, però sono tutti problemi legati al JavaScript. Ormai quasi tutti quelli di noi che volessero sviluppare un sito, probabilmente, cioè un sito, un'applicazione, probabilmente dovrebbero farla web, o comunque dovrebbero conoscere qualcosa di JavaScript, perché JavaScript ormai è usatissimo. Se pensate che adesso si usa anche server side, grazie ai progressi che ci sono stati con Google, Chrome, Node e anche i database basati su JavaScript, capite che è un linguaggio che prima o poi tutti nella nostra vita incontriamo, e anche questo si presta, come la SQL injection, a cose molto simpatiche se non state attenti a cosa andate a stampare e dove. Ok, questo è nuovo, relativamente nuovo, l'ha scoperto due ricercatori italiani, che sono Luca Carettoni e un altro che non mi ricordo, mi dispiace, spero che non sia qui presente. Stefano Di Paola. Consiste, se avete presente come è fatta una richiesta a un sito web, quindi l'URL con i parametri, login uguale piuttosto che page uguale, nel fatto che programmi diversi, linguaggi diversi, framework diversi, server web diversi, si comportano in modo diverso qualora voi specifichiate più volte lo stesso parametro. Quindi ad esempio, se io chiedo una pagina web passandogli il parametro page uguale qualcosa e poi di nuovo page uguale qualcos'altro, linguaggi diversi potrebbero prendere solo la prima occorrenza di quel parametro, solo la seconda o l'ultima, entrambi facendole diventare un array, o ancora meglio, la prima volta che il programmatore legge il valore, il primo, la volta successiva l'altro. Questo è fantastico, Yahoo ne sa qualcosa. Questa è un'altra vulnerabilità abbastanza nuova che noi abbiamo conosciuto con Sommo Gaudio recentemente a una gara di sicurezza. Consiste nel fatto che, come immagino sappiate, quando voi navigate su internet o un utente visita il vostro sito, potete chiedere al suo browser di farlo andare su un'altra pagina, redirezione. Ci sono i codici HTTP, gli header HTTP della redirezione, che sono quelli col codice 300 qualcosa, che dicono al browser: questa pagina qui non c'è, temporaneamente non c'è, definitivamente non c'è, apri quest'altra. Ovviamente si può usare anche per, ad esempio, un login fallito, dire ok, non ti mostro l'area riservata, ma ti rimando alla pagina di login. L'unico problema è che il protocollo HTTP non prevede che in quella parte, quella risposta HTTP che contiene il codice 300 o qualcosa, ci sia semplicemente il codice. Tu potresti mettere un corpo che il browser ignorerà nella migliore delle ipotesi, oppure se il browser è particolarmente vecchio farà vedere all'utente, e in generale nel corpo ci si scrive qualcosa tipo clicca qui se non viene diretto automaticamente, ti sarà capitato di vederlo da qualche parte, oppure se non viene diretto entro 8 secondi clicca qui. Solo che quando l'applicazione la fate a mano potrebbe capitare che voi con PHP fate header 300 qualcosa, dopodiché però io lo do diretto, invece no, perché poi magari voi stampate la pagina che un utente non avrebbe potuto vedere, il browser non gliela farà vedere, ma se l'utente usa un programma apposta per vedere la risposta, vedrà quello che voi non pensavate mai avrebbe potuto vedere. Questo è un messaggio intimidatorio ai programmatori in generale, che sarebbe anche la variante Huawei, oppure ti rimpiazzo con uno shell di bash molto piccolo. E un po' di consigli per gli acquisti prima di andare poi alla dimostrazione pratica di qualcosa di quello di cui vi ho accennato. A sinistra trovate ArchiSite, che è un sito che vi consiglio di visitare, è una palestra per provare attacchi verso la web, su vari linguaggi, ci sono varie possibilità per addestrarsi. Ve lo consiglio per capire quelle che possono essere le vulnerabilità dal lato attaccante, in modo che possiate pensarci quando scrivete nel codice lato difesa, se vogliamo. La Tavola Roma Noi è la squadra di sicurezza che abbiamo per il Politecnico di Milano, che partecipa a varie gare durante l'anno, varie, però praticamente una principale, poi altre che possono capitare. Se volete informazioni potete rompere le scatole a Stefano Danero, così mi vengono ora, dopo. Anche ora? Anche, tanto non sta facendo le slide. è un progetto didattico sulla sicurezza informatica, soprattutto in ambito web. Quindi un web application security project lo sarà per open, non lo so, e anche lì ci sono esempi, ci sembra anche un'applicazione dei tool per giocare con queste cose. RTFM, se avete bisogno che ve lo traduca, mi sa che siete un po' messi male. E invece a destra
framework robusti dovreste usarli, quindi scriversi un'applicazione da solo, da zero, o inventare un framework come purtroppo qualcuno fa spesso, non si capisce il motivo, non è buono, non buono, conviene usare un framework quando si sviluppa. Seguire la community del linguaggio framework che si è scritto come base è utile, perché pretendere di fare tutto con la documentazione oppure googlando in genere non è un buon modo per scrivere del codice che oltre a funzionare sia minimamente sicuro. Pensare agile, sempre per quelli che non hanno fatto ingegneria del software, lo sviluppo agile vuol dire, diciamo, il contrario di quello a cascata, quindi è tutto un ciclo, non c'è una cosa che inizia e finisce, ma è tutto un ciclo di requisiti, analisi, implementazione, test, feedback, un ciclo, ok? Pensare agile può essere, cioè, importante, perché quello che succede nella vita vera, quando fate un progetto vero, è che il vostro cliente, la vostra controparte non sarà praticamente mai soddisfatta di quello che fate, però prima voi sapete questa cosa, prima volete cambiarla. E sapete, questo può essere, soprattutto quando siete di fretta, molto fastidioso, quindi diciamo che dei vaffanculo che il cliente mentalmente voleranno a IOSA, però in realtà vi evita dopo tutto quello che può essere oh cazzo, e adesso come la cambio questa cosa, che è quello che succede normalmente. Behavior driven development, ecco, questa è, qui però siamo nella fantascienza, comunque. Questa è una pratica di sviluppo che prima si chiamava test driven development, poi hanno deciso di chiamarlo così perché forse è più chiaro. Si tratta di sviluppare il software pensando al comportamento. In sostanza si traduce nello scrivere tantissimi test per il software, scrivere i test, vederli fallire, poi scrivere l'implementazione per vedere man mano i test scritti che non esistono più, ed eseguire i test ad ogni volta che voi salvate un file, sostanzialmente, che fa parte della vostra applicazione. Il che vuol dire di fatto che i test vanno scritti in modo che siano veloci, esaustivi, informativi, ok? Ed è difficile, perché se voi state scrivendo un'applicazione web, ad esempio, che fa uso di servizi web, cosa abbastanza normale, ad esempio, non lo so, su questa pagina io uso le API di Google o di YouTube per prendere un filmato, come fai a testarlo velocemente con una latenza di rete, poi magari non sei convinto, cioè è difficile. Quindi uno dovrebbe stare lì a scriversi dei mocking, delle parti di sistema totalmente inutili fuori dall'ambito di test, che servono solo per poter fare dei test molto veloci, però continuamente. Per quello che dico, è fantascienza. Se un giorno ci arriveremo, bella, ma okay. Adesso le scivole hanno, nel caso vi siete stancati, potrebbe essere. Questi sono un po' di link che poi vi lascio sulle slide, e adesso vi faccio una piccola demo, se riesco, di quello. Qua abbiamo la nostra bella applicazione che ho scritto io stamattina, pazienza, che è un'applicazione molto utile che potrebbe servire, diciamo, per vi dico che potrebbe esplodere perché l'ho scritta la rete stamattina, e poi ho cercato di infilarci degli errori che vabbè. E quindi qui, se sei un capo di governo e bisogno di registrazioni, si tocca per te. Uno qui viene, si registra, e poi c'è un simpatico catalogo di escort. Questa mi piace parlare di perché è un po' race. Allora, qua possiamo vedere anche le performance che sono offerte, però non possiamo richiedere la rete perché non siamo locali. Tutto il cucù. Allora, DNS, se qualcuno volesse registrarsi, adesso io ho registrato questo lisboy @family.day, però diciamo che è un programma. Adesso io faccio il mio bel login, hai chiesto due performance fino adesso, il tuo profilo è in pro. E quindi faccio le mie normali attività, che possono essere ovviamente andare a prendere la Patrizia di turno e chiedere, che ne so, di giocare al geriatra, ok, e scrivo un messaggio, ok, andiamo un attimo per gradi. Allora, cosa abbiamo fatto finora? Abbiamo fatto un login. Quindi, evidentemente, salvo applicazioni particolarmente strane, c'era un database di utenti con delle password, in questo caso no, però sperabilmente non in chiaro. E quindi qualcuno ha dovuto scrivere la parte di
programma che verificava che le mie credenziali fossero valide. Vi faccio vedere come orribilmente ciò è stato fatto. Vediamo se abbiamo un altro terminale. Sì, adesso si vedrà. Vede? Carattere grassi. Se non si vede. Sì, si vede, si vede. Qua c'è il codice, il codice funzionante che era bellissimo, era una riga, però c'è quello sbagliato che è un pochino più lungo, è questo. Un po' di PHP way. Segui la query che fa sulla tabella utenti, trova con queste SQL, select star from users, ok? Where email uguale, e qui io ho incollato, io ho concatenato la stringa del parametro email. End password uguale, stessa cosa. Poi prendo dal risultato users il primo, a meno che è vuoto, visto per far vedere che sono un programmatore attento a non far logare cose vuote. Poi se c'è l'utente, allora vai, salva nella sessione che l'utente è quello, ok. Che problema ha questa cosa? Il problema è che la stringa risultante sarà una select star from users where email uguale esattamente tal quale quello che l'utente mi ha inserito. Quindi se l'utente mette l'email di un account esistente, tipicamente non admin, chiocciolaroot.kit, poi dovrebbe specificare la password corrispondente. In realtà, vabbè, l'hash della password bisognerebbe calcolarlo, cioè tutti sappiamo, vero, che non si mettono le password in chiaro nel database, che non c'è nessun motivo al mondo per cui voi dovreste sapere la password in chiaro, di assistenza né altro, tutti lo sappiamo, perfetto. Però in realtà, siccome SQL è un linguaggio che ha dei caratteri speciali, come ad esempio l'apice, se una persona qui andasse ad inserire un apice, qui io starei concatenando, gli apici stanno per fare le schede, di più concatena, farei un'email uguale questo. E poi continuerebbe il password. Quindi in pratica l'utente potrebbe andare a, inserendo banalmente un apice, interrompere quello che è la logica della mia query SQL e scrivermi quella che vuole. Tant'è che io, non avendo provato adesso, cercherò anche di auto-inchiappettarmi login, sbagliando clamorosamente password. Vabbè, l'email la lasciamo. Poi come password gli mettiamo. Questa cosa non funzionerà, ve lo dico. Mettiamo apice or 1 uguale 1. Facciamo un bel punto e virgola tratto tratto. Funzionato! Dico. Allora, io giuro che non era quella la password, era la password della Cribio. Però come vedete sono integralmente entrato in un profilo, insomma sono pedosi. Questo si risolveva tornando al codice, parallelamente con la riga di prima. Io ho un cavolo di framework che da solo mi fa il scaping degli apici, degli altri caratteri che rompono le scatole. Tra l'altro in questo caso ho usato Rails, evidentemente. E Rails, siccome può usare come database più di un database diverso, in questo caso sto usando SQLite, però poteva essere MySQL, Postgre o altro, da solo automaticamente avrebbe saputo, in base al database che andava ad usare, come fare le scripting dei caratteri, quali caratteri fare le scripting, eccetera. Tanto la peggiore delle ipotesi, quando uno mette il tentativo di attacco come questo, è che non si loghi, e quindi chi se ne frega, perché scappate un apice che non dovrebbe essere, niente di male, purché la cosa lo fallisca con uno stack trace. Questa riga qui ad esempio avrebbe risolto il problema al posto di questa spatacchiata di schifo con l'array di risultati, poi prendi il primo, eccetera. Facciamo questa simpatica patch, purtroppo. Poi facciamo la patch, non sono in grado di scrivere vedendo così. Invece un'altra cosa che abbiamo fatto è stato mandare un messaggio alla simpatica Patrizia. Adesso ne mandiamo uno a Noemi, comunque ci piace. Iniziare con te. Ad esempio, io voglio richiedere di farmi un minore script alert, non lo so, alert, sono troppo figo. C'è una richiesta legittima da fare, no?
vediamo anche TypeScript, no, siamo educati, cosa succede? Io ho dovuto dire al povero Race che avrebbe sanitizzato con la sigla di non farlo per fargli vedere questo. Questo alert è l'esecuzione ovviamente del TypeScript che ho inserito io, che infatti qui non si vede, però è stato eseguito nel JavaScript. Non si vede perché in realtà c'è, ma è nella markup. Ecco, cioè il testo è questo, tal quale proprio. Non si può zoomare, Ok, quello che sarebbe dovuto succedere invece è che un tag del genere non avrebbe dovuto essere ristampato nella pagina, ma andava stampato l'equivalente del minore, che è le commerciale lt. Virgola, mi pare. Che è già una cosa molto utile, cioè un processo scritto del genere con una politica di questo tipo non ce l'avete il problema. Avete il problema se invece di fare questa cosa che è abbastanza sana di mente, quindi prendo i caratteri e li converto nella markup HTML, dico no, io invece sono molto più figo di così, io se vedo un minore nel testo del messaggio glielo seguo, glielo cancello. Sappiate che questa cosa è male perché l'utente potrebbe codificare un carattere che è sempre il vostro caro minore, però in un altro modo, ad esempio con l'unicode, l'esadecimale. Quindi diciamo che conviene utilizzare quelli che sono gli strumenti che i framework mettono a disposizione ancora una volta. Quindi io non sto inventando nulla, però vi faccio notare che se cercate di inventare qualcosa generalmente inventate male. Sempre perché passivo rispetto per il programmatore meglio. Ok. L'execute after redirect, quella cosa che ho detto si chiamate l'header 300, io con Race non riesco a farlo, Race è troppo in gamba. Nel senso che per quanto io, o almeno questa versione di Race, per come ha già il codice, ma tutti. Quello che sarebbe successo qua sotto, ok, se l'utente è stato trovato, quindi esiste questa variabile che non è vuota, ok, se la sua password non risponde, c'era scritto, redirigilo alla login path, cioè la pagina dove si poteva fare il login, altrimenti scrivi nella sessione che questo utente è stato logato, quindi mi segno lì per saperlo sempre, perché io la faccio specificare ogni volta e vai avanti. Sì, questo redirect avesse mandato solo il 300, stampando la pagina, perché vedete è implicito in questo caso, l'utente avrebbe visto il profilo dell'utente, magari perché l'email era giusta e quindi la variabile user corrispondeva a quell'utente. Il codice sarebbe stato 300, cioè vai al login, però la pagina sarebbe stata quella, quindi con hai richiesto top prestazioni, hai comprato top senatori, tweet da scindipoti, eccetera. Per cui, capite, in genere la cosa più sicura da fare è fare una bella return dopo una cosa, cioè nel senso, hai mandato 300, basta, fine, la mia applicazione è finita di lavorare per questa richiesta. Altra cosa simpatica, qui vedete un session su HTTP, che è HTTP è un protocollo stateless, quindi non ha una sessione sua. In compenso esistono i cookie. Io avevo una slide che però evidentemente è morta. C'era un simpatico gatto di quelli Lockheed che diceva il cookie non l'ho rubato io, lo giuro sui miei figli, tipo, però comunque i cookie sono un file di testo di fatto che può tenere fino a 4 kilobyte, che si usa di fatto per tenere una traccia, un qualcosa, un ID, un riferimento, che è quello che potrà tenere una correlazione con le richieste dare una parvenza di sessione a protocollo che non ce l'ha. Nel cookie voi potete scrivere quello che vi pare, è stato fatto in passato, penso che qualcuno che ci sia, che qualche pensione ma non lo faccia ancora, di scrivere nel cookie il nome utente o la password, così dice io lo scrivo nel cookie, ogni volta che questo mi fa la richiesta il browser manda il cookie, io posso controllare se è effettivamente lui. Bello, peccato che il cookie c'era l'utente nel browser, quindi l'utente può leggerlo, modificarlo, e se il cookie non è HTTP only, una flag HTTP only, anche il JavaScript dell'utente può modificarlo, quindi lo script di prima, che ho fatto un alert, sono troppo figo, poteva fare alert di document cookie, ad esempio, e leggere il cookie, mandarlo alla classica malicious user site che vi fa delle direzioni, eccetera. Quindi di fatto il contenuto del cookie, che è la sessione dell'utente di fatto, potrebbe essere letto dalla JavaScript e mandato all'attaccante. Quindi usate un cavolo di framework che metta una stringa, un hash nel cookie, e quindi essendo un hash per definizione voi non potete invertire per capire cosa c'era dentro in partenza la stringa per calcolare quell'hash. Quindi se uno fa tampering di quel parametro, se uno di altro è contenuto dei punti, voi avete una sessione invalida per cui l'utente è un altro, fine.
però è impossibile, è nearly impossible, è una stella di partenza che lasciata di Apollo stesso esce, quindi sia valida. Invece non mettete mai nel cubo informazioni sensibili o in chiaro, perlomeno. Dopodiché poi i problemi di performance si risolvono con la memoria, con sessione sul database, ci sono tanti, tanti modi che vengono sviluppati per far andare l'applicazione con una sessione in modo rapido senza dover necessariamente giocare con i punti. E poi un'altra cosa carina che vi voglio dire su è che l'applicazione però di Modigli hanno tirato dentro la cifratura. Non c'era SSL, anche perché Firefox certificato accetta, no, non è vero. SSL sì, molto bello, però ad esempio se fossi sentito parlare di Fireship ultimamente, che era un add-on per Firefox che permetteva collegandosi a una rete sprotetta di intercettare di fatto le credenziali di accesso a Facebook di tutti quelli che stavano usando Facebook su quella rete. Come mai? Ma la rete di Facebook, io l'ho visto per SSL su tutto Facebook, che cavolo, è bello, però il cookie di quella roba lì poi viaggia in chiaro. Quindi d'accordo, tu la password l'hai mandata in chiaro però su SSL, quindi cifrata, tu hai detto ok, la password è tua, io ti do il cookie, con questo tu mi risulti sempre tu che sei loggato. Beh ok, io sono su una rete aperta quindi non è cifrata, intercetto il cookie in una richiesta, copio il cookie, vengo anche dallo stesso IP, ho messo uno contro l'IP e sono quella persona lì fine. Cioè capite, è importante anche se si usa SSL come la best practice vorrebbe, cioè usare SSL su tutto il sito con eventuali problemi di performance, le cose che può avere una cosa di problemi, perché non l'ho già fatto, perché SSL quale cifratura quale, magari più hardware, questa è una cosa un po' sbattuta, però di fatto con HTTP se non si fanno queste cose la vostra applicazione sarà comunque vulnerabile. Io credo di aver detto abbastanza, taglio. Ci sono domande? Dimmi. Io volevo sapere, ma hai detto che quando metti la base bridge non basta togliere la creatura? Hai detto che ci sono rappresentazioni alternative, però se tu metti tipo, dicevi, penso con Unicode, facendo end, cancelletto e cose di Unicode e l'aperto te, no? Sì, perché il cancelletto ma sì. Allora se viene salvato nel database così e poi lo rimanda fuori al client ancora in quella maniera lì e quindi rimane in dipende, sì. Non è detto. Cioè non è detto, dipende. Il fatto che tu salvi un dato in un database non è detto che poi tu quando lo vai a leggere per stampa non lo stampi allo stesso modo. Cioè ad esempio.